Tra 5 secondi l'ora esatta. Sponsor by Aperitivo Italiano. Ogni sera alle 7 su Wildline Radio, selezioni musicali a cura di Renato De Emtens. Sono le 15 e 57 minuti. L'assessorato alla cultura e politiche giovanili, in collaborazione con le scuole e Wildline Radio, presenta True Story Web Radio Giovani. Per la prima volta i giovani di Pordenone si raccontano e ci raccontano in diretta la loro città, le loro idee e le loro aspirazioni. Buongiorno a tutti, True Story, dodicesima puntata che nasce nuovamente nel segno della passione questa volta per la musica. A parlarcene tre ragazzi di Pordenone estremamente giovani, estremamente appassionati e estremamente decisi anche a fare di quella che, come dicevamo, è, mi ripeto, è una grande, grande passione, quella che potrebbe essere il motivo di vita, direi quasi, se non una professione. Allora, iniziamo con le presentazioni dovute, partiamo da Alessio. In arte double, cimiteri, dipende dalla personalità. Boh, sono un artista o aspirante artista di Pordenone e mi piace la music. Mi piace la music e per music ovviamente parliamo della music che ascolti dei ragazzi della tua età, per cui tanto rap, qualcosa di altro, oppure nasci come rapper e andrai avanti su questo segno? Nato come rapper, però ascolto di tutto, dalla musica araba, metal, qualsiasi cosa, però mi concentro più su rap, la trap, perché è quello con cui sono nato, diciamo. Credo che in ordine di velocità di parola tocchi ad Ahmed. Io sono Ahmed, nato Thai Flame, e ho iniziato a fare musica che ero veramente piccolo. Io sono quello del gruppo che ha meno doti in fatto di freestyle, perché sono più con le doti canore, diciamo. Ho iniziato che ero veramente piccolo e ho continuato fino adesso e poi ho incontrato Double e Adiner. Adiner, che poi è il soprannome di Alessandro da Rossa. Alessandro, dici come nasci, come rapper, chi sei, presentati un pochettino. Ok, buongiorno a tutti innanzitutto. Allora, praticamente la musica è sempre stata una mia passione fin da piccolo, tramandata comunque dalla mia famiglia. Ho iniziato studiando e suonando la chitarra, ma che ho fatto per pochi anni. Poi ho suonato pianoforte, ho studiato pianoforte per più anni e infatti lo suono tuttora. Ho partecipato anche al coro della scuola, nelle mie vecchie scuole medie, e quindi ho spaziato sempre fin da piccolo da musica classica, rock, jazz, blues, fino a che non ho scoperto, tra virgolette, la musica rap, che quando l'ho scoperta, a me che è sempre anche piaciuto scrivere, ho trovato un connubio perfetto tra musica e scrittura, e quindi puoi spaziare veramente in tutto con il rap. Che adesso c'è la trap e tutto quello, però è bellissimo, quindi ti puoi esprimere proprio come vuoi. Scrive bene, citazioni, tante citazioni. La cultura a me piace tantissimo, quindi okay. E quello che vi ho chiesto prima a microfoni spenti, lo voglio ripetere, è molto spesso si dà per scontato il fatto che un musicista abbia una formazione alle spalle. Tu parti, Alessandro, dal pianoforte, ma c'è studio per fare il rapper, per arrivare a questa musica che molto spesso è costruita a computer, costruita anche in situazioni non proprio ottimali dal punto di vista degli strumenti, e c'è tanto studio dietro? C'è tantissimo studio dietro, soprattutto anche per magari dei ragazzi che si approcciano a questo genere quando non hanno magari una base musicale, quindi magari di solfeggio oppure una base di uno strumento, però si vogliono mettere in gioco magari producendo beat, producendo basi, con la passione del cantare, dello scrivere. Quindi se è veramente una passione, dopo ti metti tu stesso a studiare certe cose. E quindi poi tutto viene da sé, ma soprattutto ci deve essere la base della passione. Mi stai dicendo che comunque queste sono alla fine le cose che fanno la differenza? Sì, ci sono comunque artisti che magari non sanno suonare uno strumento e sono comunque molto molto bravi e validi, però ovviamente è un qualcosa in più che può aiutare nella gestione proprio del lavoro che fai, quindi musicalmente parlando. Ahmed, concordi? Sì, assolutamente sì. Io ovviamente non ho tutto quel piano di studio che c'ha Adiner,
No, sì, io ho imparato un po' da solo, sono un autodidatta. Tramite video su YouTube, comunque tutorial su come mixare, come capire insomma la mappa vocale, la mappa delle voci, dell'audio. E sì, se vuoi fare una cosa la fai bene, se no evita. Diciamo che alla fine quello che è diverso rispetto ad altri è la tipologia di studio, ma come dicevamo dietro c'è comunque grande attenzione per la capacità di avere suoni sempre più colti, più raffinati, più interessanti. Assolutamente. Alessio? Allora, ti dico che secondo me a lungo andare fare musica senza avere una formazione di base lascia il tempo che trova. Come abbiamo già parlato, telecamere spente, senza radio, io voglio assolutamente intraprendere la SAE, quindi questa scuola d'arte, perché di base conoscenze musicali ci sono, però la mia musica, devo essere sincero, è molto istintiva, quindi onestamente serve uno studio dietro per perfezionarla. Però la prima cosa secondo me è guardarsi dentro e cercare di fare un qualcosa di innovativo. Io penso che l'innovazione sia la prima arma, perché se fai le cose uguali agli altri, sei uguale agli altri. Anche perché, aiutatemi, in un mondo che cambia molto rapidamente, anche la musica rap cambia altrettanto rapidamente, l'abbiamo detto prima, c'è il trap, ci sono un sacco di sfumature differenti, e al di là di quelle nelle quali vi collocate c'è un'evoluzione continua. Assolutamente, ci sono vari comunque sottogeneri, poi cambia non soltanto magari una volta ogni 2-3 anni, ma anche più volte all'anno c'è una nuova onda, una nuova moda, quindi che magari prende più le classifiche di Spotify, YouTube, eccetera, quindi bisogna sempre stare attenti e cercare sempre di essere innovativi, assolutamente. Poi gioca anche il fatto della propria personalità e di quello che si vuole esprimere e come si vuole farlo, quello assolutamente. Ahmed? Molto importante anche il bagaglio comunque che c'hai dietro su queste cose, appunto tornando sul discorso del fare le cose senza un'istruzione, diciamo. Allora, un conto è che comunque ci provi e che comunque cerchi di imparare, cerchi di capire quello che ti insegnano. Un conto è cercare di fare le cose comunque senza istruzione, continuare a farle senza istruzione, andare un po' ad occhi chiusi, diciamo. Non è molto consigliato. Le possibilità ci sono, soprattutto sì, anche in zona, in Friuli, le possibilità per i musicisti ci sono. Assolutamente. Parleremo sicuramente, perché Trattori nasce per ascoltarvi, per ascoltare quali sono i vostri sogni, e dei vostri sogni abbiamo già accennato, ma anche quelle sono le vostre necessità, le vostre speranze. E noi abbiamo un punto di vista che ovviamente è differente dal vostro, perché quello di un adulto con un vissuto molto importante alle spalle, mentre invece abbiamo bisogno della vostra freschezza. Mi dicevi che in Friuli ci sono tante possibilità per i musicisti, ma soprattutto per i musicisti che suonino la vostra musica? Assolutamente sì. Sabato scorso sono stato al Tio, per esempio, in discoteca, e in apertura al concerto di due artisti già affermati nella scena hip hop italiana comunque, c'erano due gruppi di ragazzi che vengono da Villanova, da Pordenone, e hanno aperto il concerto a questi ragazzi qua che hanno 3, 4, 5 volte il loro seguito su tutti i social, quindi le possibilità basta cercarle e si trovano, e ci sono tantissime discoteche che cercano adesso, quindi cercateci. Assolutamente, poi ad esempio anche un po' di tempo fa, un po' di mesi fa, dei ragazzi comunque di Pordenone hanno aperto un concerto al Capitol, molto bello il Capitol, perché lì si possono fare veramente delle belle robe. Prima era un posto, fino a qualche anno fa era un posto abbandonato, l'hanno ristrutturato, l'hanno rimesso in sesto ed è una valida opportunità comunque, poi sì. Penso anch'io che le possibilità ci siano. Sta a te comunque attivarti, cioè provarci. Se poi tu, cioè, ti aspetti che la possibilità venga a bussarti a casa, continua ad aspettare, perché... Allora vi dico una cosa, io qualche tempo fa sono rimasto davvero letteralmente sconvolto da una notizia che non mi aspettavo. Pordenone, nel corso del 2018-2019, è risultata la città con più band metal in Italia, ed è una cosa che per me, che non ascolto metal, era davvero in attesa in qualche maniera. E il Sottobosco, vi direi, ma comunque in realtà Sottobosco rischia di essere di avere un'accezione negativa, ma quanta gente c'è che ascolta e che fa la vostra musica?
ce n'è tantissima, esatto. Tantissima, ma soprattutto anche di questo ne avevamo già parlato. Penso che a Pordenone ci sia tanto underground e poche persone che sono riuscite ad emergere davvero, e secondo me è tutta questione di mentalità. Veramente c'è tantissimo underground, tutti i ragazzi, i nostri amici, tutti quelli che fanno, perché ci sono tantissimi ragazzi che fanno musica, siamo tutti sullo stesso livello adesso. Ce ne sono forse un paio che hanno spiccato e sono subito volati via verso posti migliori come Milano, però noi siamo tutti ancora qui e siamo tutti nell'underground, siamo tutti ancora nella base, dobbiamo ancora svilupparci. Tutti i ragazzi sono sullo stesso livello a Pordenone. Guarda, ad esempio ci sono molti ragazzi comunque assolutamente che conosciamo, che ascoltano e fanno il nostro genere, ma comunque Pordenone è sempre stata una città musicale. Ad esempio qualche tempo fa stavo sfogliando un libro che parla appunto di musica punk, e Pordenone è sempre stato di spicco nel genere punk, ad esempio, rientrando anche nei libri di storia. E quindi comunque è una città artistica che si può valorizzare, da sfruttare, ma non nel senso negativo del termine. Comunque si può creare qualcosa e secondo me ce la si può fare se si ha la volontà e la passione di farlo. Forse non lo sai, ma alle tue spalle c'erano i luoghi chiave per quello che è stata la musica punk qui a Pordenone, che è stata in qualche maniera ha dato il là a questa espansione, non solo in città ma in tutta Italia, ovvero la chiesa di San Giorgio, dove è stato registrato un famoso live che proprio partiva da questa passione. E col tempo, devo essere sincero, il punk è decisamente morto. Perlomeno è morto qui, certo. Ed è morto nei suoi esponenti, che hanno, certo, cambiato atteggiamento nei confronti della vita. Rapper adesso o rapper per sempre? Guarda, ti dico, per cultura, per come mi sono approcciato, non tanto quanto rapper, ma tanto alla cultura hip hop, quello assolutamente, quello sì. Non esiste, no, non esiste. Cerco di spaziare il più possibile anche per allontanarmi un po' dalle mie radici. Non perché non le riconosco più, ma perché per essere un artista a 360 gradi penso che bisogna fare un po' di tutto. Quindi rapper a vita assolutamente no. Vale anche per me, sì. Io a parte che non ho neanche iniziato con rap, per dire, ho iniziato più col pop. E quindi sì. Penso che bisogna sapersi anche adattare a più punti di vista, più musicalmente parlando, assolutamente quello sì. Un'evoluzione continua, dunque, e interrompiamo questa evoluzione con uno dei vostri brani. Tu mi hai messo in un angolo, poi mandato in knockout. Solo tu sapevi come farmi fare clout. E mi hai detto ti lascio, è stato come un pugno in faccia. Non ti meriti che io ti pensi così tanto. Non ho più controllo da quando tu mi hai lasciato. Prendo pillole per dormire bene la notte. Domani non mi sveglio, resto in un sogno bloccato. Sorry mama, I don't wanna lose control. Sono in un tunnel buio, sto inseguendo una luce. Non so dove conduce, sono lontano da te. Mi hai mandato in subbuglio, il mio corpo si distrugge. Dicevi troppe bugie, ma io ti credevo. Oggi ne prendo un'altra, la merda non mi passa. Ho testi nella mente, ho deciso che li velevo. Sono perso e lei mi manca, come il caffè la mattina. L'abbiamo fatto in macchina, dall'inverno all'autunno. Ha iniziato col cuore, poi mi ha svuotato le tasche. È stato troppo buono, ma so che lo rifarei. Cado sempre in una trappola, nei tuoi occhi una cella. Inseguo questa stella e mi porterà da te. Mi stavi troppo addosso, ma adesso non ci sei più. Fai la cicla male, cerchi attenzioni da me. E non mi ero mai innamorato e tu eri così bella. Di rovina agenda e scrivevi solo strength. Io sto inseguendo una luce, non so dove conduce, non lontano da te. Mi hai mandato in subbuglio, il mio corpo si distrugge. Dicevi tante bugie, ma io ti credevo. Sono in un tunnel buio, sto inseguendo una luce, non so dove conduce, sono lontano da te. Mi hai mandato in subbuglio, il mio corpo si distrugge. Dicevi tante bugie, ma io ti credevo. Oggi ne prendo un'altra, a me da non mi passa. Testi nella mente,
deciso che li tenevo. Son perso e lei mi manca come il caffè la mattina. L'abbiamo fatto in macchina dall'inverno all'autunno. I don't wanna lose control. I don't wanna lose control. Iframe, questa è roba tua, questa dici due roba, parole. Questa è roba mia, sì. Questo qua è un pezzo che ho scritto per una specie di... Allora, io ho avuto un problema nel mio passato. Sono stato con una ragazza e poi ci siamo lasciati, come succede un po' a tutti. Solo che mi sa che io ho preso la cosa un po' diversamente dagli altri, perché, cioè, a distanza di anni, se io scrivo musica, lei è, diciamo, l'80%, sì, è la musa ispiratrice, è l'80% di quello che c'è nei miei testi. E quindi sì, sto anche cercando di staccarmi da questo mondo, però mi continua comunque sempre a venire in mente lei quando scrivo i testi, insomma, e quando scrivo qualcosa cerco di dare la mia creatività. C'è sempre lei che c'ha il controllo su questa cosa, quindi... Lo controllo magari no, però tutto il resto, insomma, è una gran bella cosa, una gran bella storia. E ne approfitto per lanciare un tema anche ai tuoi colleghi. I vostri testi come nascono tendenzialmente? Allora, con te lo sappiamo, però magari con Alessio nascono in maniera diversa. Allora, per oggi che ho portato Cimiteri, sì, c'è un'altra ricerca. Una ricerca un po' più su slang americani, su fare citazioni rispetto a cartoni, rispetto ad altre cose. Quindi qualcosa di un po' più American. Però onestamente sono anch'io su quella sponda con Double. Double è più dolce, più carino, più innamorato. Avrei voluto portare anche una di quelle canzoni, però non sono ancora pronto. Però sì, c'è una ricerca molto introspettiva su quello che c'è dentro di me. E magari non si capisce subito a primo impatto, però magari dopo spiegherò qualcosina. Aliner? Anche io. Allora, la ricerca introspettiva c'è sempre. Poi sin da quando ho iniziato, a me che piace scrivere, piace leggere, ascoltare musica, vedere film, le citazioni mi aiutano un sacco, ma proprio anche per esprimermi. Ad esempio, non so, magari vedo qualcosa girando per Pordenone o girando per da qualsiasi parte, mi viene in mente magari una rima, cose così, e poi comunque ci penso, le cosiddette punchlines a me piacciono un sacco, che sono le rime d'effetto per insultare un avversario ipotetico, però che diano qualcosa, un senso alla canzone. E anche io sono sulla loro onda, perché anche io ho avuto una storia abbastanza complicata con una ragazza, sempre, e si parla di anni e anni fa, però c'è sempre quel qualcosa, no? Che magari rispecchia me stesso nelle canzoni e nei testi. Diciamo che per quello che ha detto prima Alessandro, quella più che altro è una delle punte di diamante dell'hip hop, comunque il freestyle, saper improvvisare. E onestamente noi siamo partiti più che altro con quello. Prima ancora di fare musica, personalmente, magari non a Mad, ma io e Alessandro siamo partiti con quello. Io mi sono fatto anche le trasferte a Milano, siamo andati a suonare al Barrios, dove prima suonavano artisti emergenti che adesso sono nella scena hip hop come Lazza o gente che fa milioni di ascolti. Quindi ci siamo fatti anche le trasferte per questa cosa. E il freestyle è tanta roba. Se volete iniziare, il freestyle è tanta roba, perché è un esercizio di stile e vi sblocca la mente per i testi. Assolutamente. Testi che sono tendenzialmente in italiano, in inglese. Anche questa è una piccola curiosità. Voi sapete, avete a che fare con un adulto che conosce molto relativamente il vostro mondo. E come tutte quelle che sono le politiche giovanili di questo ente, sono anch'io qui per ascoltare, per capire un pochettino e per poter poi parlare meglio con voi. Certo. Io diciamo che ho iniziato in italiano, perché l'italiano comunque è la mia lingua madre, la lingua che conosco meglio di tutte. Cioè, io sono paesano, cioè sono di origini marocchine. Tu sei di Villanova, te lo ricordo. Io sono di Villanova. Sono poi di tutto il resto arriva dopo. Però sono cresciuto qua, quindi diciamo che c'ho più una persona italiana che marocchina dentro di me, ok? I miei testi sono sempre stati scritti in italiano, però da un anno a questa parte ho fatto delle prove, ho cominciato a provare a scrivere in francese, che magari, visto le mie origini, poteva aiutarmi, oppure anche in inglese, che l'inglese lo so abbastanza bene.
Sì, però l'italiano è comunque la lingua su cui mi baso di più. Siamo in Italia, facciamo musica italiana. Allora, italiano chiaramente, perché è la nostra lingua madre. Ho provato a scrivere qualcosa in rumeno, avendo origini rumene. Onestamente non ho abbastanza lessico, per parlare, ma non per scrivere canzoni con dei testi assurdi. Sinceramente penso che la lingua rumena sia un po' dura, quasi quadrata nel suono, non credo che sia dolce come la... Esatto, non è dolce come quella italiana o come quella americana, che è un cerchio continuo, tutto fa rima con tutto. E inglese, chiaramente, più che fare testi in inglese, usare termini inglesi, usare slang, parole che comunque tra di noi si usano proprio nel quotidiano. Yes sir. Invece la mia storia è un pochino differente, un pochino più divertente, perché quando mi sono approcciato alla musica rap ho cercato di fare rime in italiano, non ci riuscivo all'inizio. Allora mi sono detto, la musica rap, la cultura hip hop è nata in America, io ero in fissa con Eminem, Tupac, comunque la old school americana. Allora mi sono detto, dai, proviamo a fare qualcosa, a studiarci un po' l'inglese. Così ho iniziato, prendendo spunto da Eminem, a studiarmi il dizionario. Comunque poi ho incontrato anche persone che mi hanno aiutato. Io all'inizio scrivevo solo in inglese, quindi ho delle canzoni anche su YouTube in inglese, eccetera. E da 4-5 anni a questa parte ho iniziato anche a farlo in italiano, comunque, perché essendo qua in Italia e volendo essere capito da tutti, soprattutto per quanto riguarda me stesso, quindi esporre i miei sentimenti, le mie emozioni, le mie idee, allora volevo essere un po' capito da tutti, e quindi adesso cerco di fare un po' tutti e due, italiano, inglese. Complimenti a tutti e tre, ragazzi, perché davvero non è poi così semplice. Poi l'idea è anche doversi mettere a studiare per arrivare a un testo che sia appetibile, anche che sia in qualche maniera orecchiabile, non è poi così semplice. Quello che mi piacerebbe anche sapere è, giustamente Alessandro diceva, ho delle canzoni su YouTube. E noi siamo vissuti in un'era nel quale in realtà la gente cercava di nascondere la sua musica, di non farcela copiare, e noi, compatibilmente con le nostre finanze, cercavamo di fare metà e metà, magari di comprare qualche disco, di copiarne qualcun altro. Sono completamente rovesciati i modi di gestire la musica e i modi di vivere di musica. Come si guadagna in questo momento? Come guadagna uno che pensa di fare il rapper? Ma guarda, in realtà ci sono vari modi, anche soprattutto autodidattamente, perché se tu non sei sotto un'etichetta, devi gestirti tutto tu praticamente. Ci sono varie piattaforme tramite cui far uscire la propria musica sulle piattaforme digitali, quindi Spotify, YouTube, eccetera, che sono magari DistroKid. Io ad esempio uso quello, e a seconda delle visualizzazioni e degli ascolti che fai hai un compenso. Però anche lì ovviamente è come avere un'etichetta, comunque. È come avere, sì, sì. Esatto, esattamente. L'etichetta che paghi. Qui l'etichetta che paghi è. Di fatto cedete i diritti delle vostre canzoni. Di fatto abbiamo i diritti, sì, il copyright c'è, anche quando viene messa magari su YouTube. Quando invece magari c'hai un tuo canale e basta, magari fatto autodidattamente magari su YouTube, ecco, lì non c'è proprio tanto copyright. Poi lì la situazione comunque è più complicata e non ne so neanche tantissimo. Però comunque si riesce a fare anche autodidattamente se ci si impegna nel farlo. Ci sono delle pratiche burocratiche che sono abbastanza fastidiose con tutti questi... Assolutamente. Io per certi versi preferivo 10-15 anni fa, quando c'era Fabri Fibra, che è riuscito a vendere da solo in piazza 12.000 dischi manualmente. Sì. Era diverso. Non si sa come ha fatto, però l'ha fatto, e c'era anche quasi più una ricerca, capito, del disco, della... non era tutto così, capito, digitale, ok, è bello. Ma perché andavano loro alle etichette discografiche a vendere i loro prodotti fatti amatorialmente, oppure sì, anche in giro, nei club, eccetera. Adesso se una persona vuole farsi sentire e riconoscere deve utilizzare piattaforme digitali, social, perché adesso non conta solo la musica ma anche l'immagine. Assolutamente. È tutto diverso. Devi pagare anche. E Fibra l'ha fatto da solo. Sì, Fibra non sì, è neanche andato a chiedere. Ha venduto tantissimi dischi. Sì, infatti sì, lui sì, è un genio. Cioè, è ancora qui dopo 20-25 anni. No, uno degli esponenti più importanti per quanto riguarda il genere rap. 12.000 dischi, ragazzi, da solo.
avete stimolato la mia curiosità, io non voglio le cifre, però siete già sul mercato tutti e tre, in qualche maniera siete già, se io volessi ascoltare le vostre canzoni, vado a casa questa sera, vi cerco, vi ascolto, vi arriva qualcosa oppure anche ancora qualcosina? Forse 2 centesimi a Edina rientrano adesso. Sì, io sono su Spotify, YouTube, eccetera, però sì, poi quando si fanno numeri molto grandi lì hai un introito ovviamente maggiore, però fino a quando comunque siamo ancora degli emergenti, ecco. No, però quindi... già l'idea che in qualche maniera abbiate visto che si può fare, certo. vale forse più del fatto che lo facciate. Assolutamente. Molto spesso è così. Bene, direi un'altra pausa musicale e poi torniamo in studio a parlare ancora una volta di musica e delle vostre passioni. Perfetto. Demoni alla pelle meglio, non so se sono sveglio, vuoto dentro, non c'è nessuno che ha dalla reception, vorrei vivere in un sogno come Inception, c'ho 2 borse sotto agli occhi che potrei comprarle, delle montagne sopra il petto non posso spostarle, anche se volessi, con che coraggio mi domandi se sono felice, William Farrell, hey, tu lo sai che quei sorrisi sono pieni di lacrime, il tempo non asciuga niente, e non colma la voragine. Scorre troppo lento, io che perdo ciò che ottengo, ciò che fa male non è il rumore dei colpi, ma successivo assorbente silenzio. Tieni i miei ricordi, come sogni vividi, mi hai toccato l'anima, quindi quando il cuore batte rimangono i lividi. Giorni con i morsi, sono sempre più nitidi, accende questa lacrima di sangue dalle iridi, brucia come il ghiaccio sulla pelle e lascia i brividi. E ricordo quando ero nel buio, ma senza luce lights out, avevo solo bisogno di un time out. E se è vero che le colline hanno gli occhi, guarda la lacrima sull'high ground, ah. Fra mi prendo questa scena senza dire com'è, nessuno che mi chiede com'è, dov'è, senza farla apposta, ma vabbè. Sono sogni che rincorro senza sosta, la tomera. Fuori di casa, con i problemi da fuori di strada, sopra fuori strada, sei fuori di strada. Se pensi che mi sia dimenticato tutto di te, ho amato una donna con tutto il mio cuore, tutta la mia anima, e questo mi basta. Ma adesso le pagine se sono vuote come la mia vita, e questo non mi basta. Tieni i miei ricordi come sogni vividi, mi hai toccato l'anima, quindi quando il cuore batte rimangono i lividi. Giorni con i morsi sono sempre più nitidi, accende questa lacrima di sangue dalle iridi, brucia come il ghiaccio sulla pelle e lascia i brividi. Solamente io, me stesso e dopo me, con i miei lividi, con i miei lividi, con i miei lividi, sto con i miei lividi, con i miei lividi, con i miei lividi. www.wideline.it, la Energy Web Radio. Vivi una serata spensierata con un menù e una pizza esagerata. Ristorante Pizzeria Al Fogolar, con forno a legna per riscoprire i sapori di un tempo. Menù fisso a mezzogiorno, sabato e domenica a pranzo su prenotazione. Passa al Fogolar per gustare le tante specialità a Sant'Andrea di Pasiano. Prenota allo 0434 60 40 87. Chiuso il martedì. Ancora True Story, ancora 12ª puntata e ancora musica, ancora tanta musica.
Partiamo dai lividi di Alessandro, che nell'ultima canzone ha espresso una cosa più bella che ci siano, soprattutto per i ragazzi giovani. Alla fine la passione per un'altra persona che in qualche maniera non c'è più, dico bene? Certo, sì, assolutamente. Non c'è più, nel senso, non è più, sì, qui con noi, è, più, esatto, è da un'altra, esatto, parte. Sì, esatto, perché... esatto. Beh, guarda, comunque bisogna, secondo me, per noi artisti trarre il meglio dalle esperienze, sia positive che negative. Quindi quando si riesce a trasformare una propria esperienza in arte, è sempre per se stessi, anche per sfogarsi, è una cosa positiva. Io quando ho scritto questo pezzo, ovviamente il mio pensiero è andato a questa persona e le emozioni che mi suscitava e mi ha suscitato in quel momento, ricordando con i ricordi, i lividi, magari il dolore provato, ma anche la forza nello sfogarmi. Poi tra l'altro volevo anche precisare che nel ritornello c'è una mia carissima amica che ha cantato per me e con me nel ritornello, appunto, che è bravissima a cantare, Irene, volevo salutarla. E comunque sì, mi ha permesso di sfogarmi, quello assolutamente. E alla fine complimenti sinceri, perché non è mai facile, ma credo che nemmeno la tua età sia ancora più difficile riuscire a esprimere quello che hai espresso. Certo. E bocca al lupo ovviamente per tutto, viva, per tutto il resto. Grazie mille. E una delle domande che mi sono fatto è, noi abbiamo un'idea, uno stereotipo che è quello del mondo dell'hip hop, del mondo del rap, che è fatto di cantanti che sono uno contro l'altro. In realtà qui ho tre amici, sono molto, siete davvero molto molto affiatati. Credo che alla fine uno tifi per l'altro, tifi, va bene, ci vogliamo bene, una parola, esatto, che sì, esatto, vi volete bene, ci supportiamo. In realtà è un'eccezione, o il mondo del rap perlomeno qui è tutto così? Ci sono amici e nemici nel mondo del rap, purtroppo. Esatto. Per fortuna, a livello di competitività parliamo. E rap è sempre nato così, è nato così comunque anche con le battaglie rap, no? Se vogliamo fare tipo una similitudine, sì, comunque non andavi lì per fare i complimenti all'avversario, ma andavi per eccellere tu rispetto a lui. Onestamente io credo che tra di noi ragazzi non è mai successo nulla di particolare, comunque siamo quasi tutti uniti qua in zona, però anche i nostri artisti preferiti hanno avuto faccende dissing con tutti, c'è sempre il borbottio di io sono più forte, io sono, sì, di quello, sempre quello. Questo ci sarà sempre probabilmente, almeno nel rap, che è un particolare come ambiente. Esatto, perché una volta comunque era più sentita questa cosa, perché appunto la cultura hip hop, il rap, è nato dalle battaglie per, come ha detto lui, come ha detto Alessio, eccellere. Adesso questa cosa non c'è più di tanto, però ovviamente amicizie e non amicizie ci saranno sempre, quello sì. Però è anche non si deve vederlo magari come solo aspetto negativo, quella della competitività, perché aiuta anche a migliorare se stessi, quello sempre. Ma io ti vedo molto più peace and love di questi due, che alla fine non ce la raccontano giusta. Sto chiuso nella mia bolla. No, in realtà io penso che abbiano ragione, soltanto che a me piace pensare che noi sì, siamo l'eccezione. No, ci sta. Beh, una bella eccezione alla fine, una delle tante belle eccezioni. E quello che vi chiedo anche è, allora io voglio ascoltare rap, come faccio a capire sia le cose, dico, migliori? Mi baso solo sul numero di ascolti, c'è una sottocultura, devo chiedere a qualcuno che già ascolta questa musica? Se ci come si funziona? Se ci si basa solo sul numero di ascolti, molto probabilmente andiamo ad ascoltare tutti la stessa cosa, diventiamo tutti la stessa cosa, facciamo parte dello stesso movimento, e secondo me non va bene. E anche nel rap, come ha detto prima Alessandro, ci sono i sottogeneri. Se ti piace un genere un po' più afro, c'è l'afro trap. Se ti piace comunque quello che va attualmente, c'è la drill, che è un genere comunque che adesso va molto nei UK comunque, ed è completamente diverso dalla trap, che è completamente diverso dal rap e dall'old school. E prima di tutto una ricerca sul sound, quindi anche sulle basi, sul ritmo. E se ti piace l'old school a 80 bpm oppure la trap a 130, dipende. Poi, esatto, Lì ci sono artisti, dipende. Tu
che tipo di testo vuoi ascoltare? Vuoi ascoltare un testo un po' più alla Lazza, un testo più alla Salmo? Dipende sempre. Dipende anche dal momento, nel senso come ti senti, certo. Tu che cosa vuoi ascoltare? Dal mood, esatto. O, al di là dei gusti personali, puoi ascoltare qualcosa di triste o di allegro? Dipende. Io consiglio di spingere gli emergenti, perché comunque quelli affermati li ascoltiamo tutti, li ascoltiamo abbastanza e hanno fatto comunque loro. Consiglio perché ci sono tantissimi, certo, emergenti nelle grandi città, a Milano, a Roma ce ne sono talmente tanti di bravi che non avete idea, onestamente. Allora, altra domanda prima di chiudere, di arrivare ad un'altra pausa musicale. E, il rap, come tanti altri generi musicali, è anche geograficamente in qualche maniera taggato, ovvero a Pordenone si suona in una certa maniera, a Milano in un'altra, a Venezia in un'altra ancora, a Roma diversamente, oppure grazie a internet in realtà si suona dappertutto una musica diversa ma che potrebbe tranquillamente essere simile? Sì, quello sì. Poi ad esempio prendo i due esempi magari più importanti in Italia, Milano e Roma. Comunque il rap, la musica è quella, solo che a Milano c'è un altro stile tramite cui farlo. Ad esempio si può prendere come esponenti Emischilla, Gue Pequeño, i Club Dogo, eccetera, oppure Lazza. Assolutamente Lazza. E invece a Roma magari erano usciti Corveleno, Noiz Narcos, comunque stesso genere ma due modi diversi di affrontarlo e di farlo in base a come approcci anche la città. Diciamo che Milano è sempre stata un po' più zarra rispetto a Roma, che poi trovi di solito il ragazzo quatto. Infatti se si va a vedere come è iniziato il rap nelle due più grandi città, diciamo, è completamente diverso anche a livello di testi, a livello di esprimersi. E sì, poi cambia l'accento. Assolutamente. Coatto, zarro, dipende. Cambia il dialetto e tutto. Però un po' più omogeneo rispetto al passato il rap adesso. No, è ancora... Io che lotto con i miei demoni alla pelle meglio. Non so se sono sveglio, vuoto dentro, non c'è nessuno più dalla reception. Vorrei vivere in un sogno come Inception. C'ho due borse sotto gli occhi che potrei comprarle. Delle montagne sopra il petto non posso spostarle. Anche se volessi, con che coraggio mi domandi se sono felice. William Sfarre, hey. Tu lo sai che quei sorrisi sono pieni di lacrime. Il tempo non asciuga niente e non colma la voragine. Perché scorre troppo lento, io che perdo ciò che ottengo. Ciò che fa male non è il rumore dei colpi, ma successivo assordante silenzio. Pieno i miei ricordi, come sogni vividi. Mi hai toccato l'anima, quindi quando... Rieccoci in diretta, rieccoci dagli studi di Wildland Radio. E un'altra domanda, una domanda che spazia e su Pordenone, perché alla fine, come politiche giovani, lo sapete, noi vorremmo anche ascoltare non solo quelli che sono i vostri sogni, ma anche le vostre idee di città. Pordenone per dei musicisti offre quello che serve, oppure dovremmo avere qualcos'altro? Abbiamo avuto una riunione recentemente, ci hanno chiesto un mixer presso il centro di aggregazione giovanile, per esempio. Dal vostro punto di vista, c'è abbastanza per poter emergere o servirebbe qualcosa di diverso? Ma guarda, secondo me sì, c'è la possibilità, come ha detto prima anche Ahmed, bisogna ovviamente mettersi in gioco, però anche il comune dovrebbe magari dare più, creare più eventi possibili per poter far partecipare la gente, artisti emergenti come noi, magari per appunto esprimere se stessi e suonare la propria musica. Io sono a Pordenone qua da abbastanza anni e posso dire che solo negli ultimi anni ha iniziato ad evolversi Pordenone, diciamo, cioè ha iniziato a farsi vedere, ha iniziato a sentirsi anche nei social, nelle cose. E forse non solo grazie alla musica questo, però gran parte del merito sì, dobbiamo lasciarlo alla musica. C'è da dire che c'è il servizio comunità europea comunque, che finanzia. Se c'è un progetto valido, certo, finanzia molto bene i ragazzi, quello sì. E li permette di mettersi in condizione di fare musica per bene, e onestamente penso che vada presa in considerazione questa cosa, che l'ho già presa. Mi riallaccio a quello che diceva Alessio. Sì, ragazzi, quello che alla fine rischiamo sempre di dire è che non c'è nessuno che fa le cose per noi. In realtà dovremmo forse iniziare a farle in prima persona. I fondi ci sono, l'aiuto da parte delle istituzioni
cioè magari ci pensiamo e quello che manca, che è un festival rap oggettivamente, per esempio, potrebbe partire da voi tre, potrebbe partire da ragazzi comunque come voi, perché alla fine chi ha iniziato col cinema muto, chi ha iniziato con Pordenone Regge, ha iniziato, non dico la vostra età, ma comunque molto molto giovane, per cui sappiate che lo spazio per aiutarvi c'è, e non abbiate mai paura di rivolgervi alle istituzioni, che alla fine sono in qualche maniera pagate, ma i soldi contano in maniera relativa, comunque sono pagate da voi. Poi scusami Piero, cioè io penso che onestamente noi non possiamo lamentarci. Chiaramente non siamo a Milano, non siamo a Roma, però se non sbaglio Pordenone è tra i primi, se non al primo posto, no? Tra le città dove si vive meglio, città del benessere. Quindi onestamente penso che siamo in un posto che ci può dare abbastanza. Non è grande, ma è abbastanza per quello che vogliamo fare adesso attualmente. Poi quando bisogna alzare il livello, chiaramente bisogna spostarsi, a mio parere. Come vent'anni in XLR, ho la casa con te, vedo un futuro. L'anima a quelle Totti, tu sei il mio Dio, sono stato Francesco Totti. Morire in mezzo alle benzo, non c'è più niente da fare. Stavo chiuso in casa per parecchie settimane. Iron fuck with cheater, sparo con la riga laser. Sai che un vero citizen non fotterà mai con un gunner. Ha scopato la mia testa, io ti ho regalato tutto, che sei tu. Di Symmetry Double, molto più Symmetry che Double, sì. Rientriamo in studio qui a Wildline Radio. Chiudiamo con una domanda proprio per te. Hai detto una doppia personalità prima, è un'esagerazione ovviamente, sì, però in realtà dal punto di vista musicale riesci a far convivere più cose all'interno dello stesso prodotto? Assolutamente sì, è quello su cui mi baso, cioè se non avessi Double e non avessi Cimiteri sicuramente non sarei, a mio parere, innovativo, perché bisogna sempre, ripeto, la ricerca dentro se stessi di fare qualcosa di diverso. Io penso che questo è diverso proprio perché queste due personalità sono cresciute dentro di me in base a quello che ho vissuto. Cioè, e poi ognuno può ritrovarsi in quello che vuole. C'è chi piace la musica un po' più smooth, un po' più tranquilla, e c'è il Double che parla di amore, che parla delle sue cosette, e poi c'è il Cimiteri che comunque parlerebbe se ti decidessi a portarci una traccia. Allora, volevo portarla, però per questa volta ho voluto lasciare Alessandro, che c'ha più repertorio, ok? E sinceramente, ecco, le canzoni dopo sono un po' più per me, però onestamente ci sono. E Cimiteri invece è la trap, diciamo, è la personalità un po' più dura, quella che non esce sempre e che forse neanche tu, Piero, hai conosciuto fino in fondo, però è quella personalità che prediligo sinceramente con le persone, perché mi ha aiutato a essere più forte, più duro, e è un po' duro questo pezzo, non è così tanto tranquillo e smooth sempre. Vabbè, ce ne siamo accorti. Dobbiamo scelte comunque, Alessio, mettiamo le cose sullo scaffale perché altrimenti non si vendono. Ragazzi, io vi ringrazio davvero, è stato davvero molto molto interessante, molto bello passare questa mezz'oretta con voi e scoprire quello che è una vostra passione, e sono davvero felice di augurarvi che tutte le cose vadano bene. Mi auguro di sentir parlare di voi molto presto. Grazie Piero. Ad altri grazie livelli. Grazie dell'opportunità, grazie mille. E dell'opportunità. Molto disponibile, gentilissimo Piero. Tra 5 secondi l'ora esatta. Sponsor by. Grazie mille, gentilissimo. Aperitivo Italiano. Ogni sera alle 7 su Wildline Radio. Selezioni musicali a cura di Renato De Emitens. Sono le 16 e 40 minuti. Stai ascoltando Wildline. Good music. Energy Web Radio.